Campioni, siamo su un account che non è il mio solito, Mark Cursed, cioè un account maledetto. Perché ovviamente per fare queste nuove challenge siamo su un nuovo account di Stumble Guys. Ho comprato anche dei gettoni Stumble per trovare delle skin da poter trovare su questo account, dove appunto non ho nemmeno una skin. Quindi benvenuti e bentornati in questo nuovo video di Stumble Guys. Vediamo qual è la prima skin che troviamo. Una bella skin epica, non male, non male, non male. Poi continuiamo. Comunque facciamo queste sfide qua un po' per intrattenimento, ragazzi, in questo account maledetto. Maledetto perché ovviamente diciamo che ho un metodo per far sì che oggi ogni partita che giocherò su Stumble Guys andrò sempre più veloce. Vediamo se riusciamo a trovare anche una skin speciale. Sarebbe veramente troppo. Però cerchiamola, proviamoci. Anche se questo qua in realtà è l'ultimo giro e abbiamo il diavoletto, bello! Diciamo che su questo account sto utilizzando dei metodi per far sì che io possa fare questo tipo qua di sfide. Quindi, la prima partita di Stumble Guys la giocheremo a velocità normale. Se riusciamo a passare il round, aumentiamo la nostra velocità e poi così via. Ogni volta che passiamo un round diventeremo super iper mega veloci. Però ovviamente su Cannon Climb la nostra velocità sarà completamente normale. Quindi vediamo un attimino com'è finire Stumble Guys. Ovviamente è un classico metodo su come finire Stumble Guys. La velocità è quella base del gioco. Però comunque dobbiamo arrivare. Siamo già primi. Aiuto! Ma questa... quella palla, aiuto! Ma queste palle qua sono fatte apposta per colpire il povero account maledetto di The Mark. Ok, però dovremmo essere sempre comunque tra i primi. Anche se vedo che tanti continuano a sbattere anche contro gli ostacoli, ma Mark Cursed è primo, campioni. Mark Cursed sta andando verso la vittoria. Aia, ok, ho schivato un'ottima palla. Un'altra che stava arrivando proprio in direzione mia. Un'altra, ma guarda te. Ma noi stiamo arrivando e vinciamo il primo round e andiamo a potenziare la nostra velocità. Velocità aumentata. Vediamo, è la prima volta letteralmente che la provo. No, la velocità su laser, ragazzi, probabilmente è la mappa più sbagliata dove poterla utilizzare. Però vediamola assieme. No, calma. No, troppo veloce. No, ragazzi, è troppo veloce. Non sono abituato a questa roba qua. Però dobbiamo tenerla. Dato che un round l'abbiamo vinto, ragazzi, ne l'abbiamo sbloccata. Dobbiamo cercare di vincere Stumble Guys. Ma con questa... ma è esagerata, ragazzi. Ma... no, ma è troppo super veloce. Calma, 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 calma. Ok, mi pare così, ok. No, non posso finire la partita in questo modo. Ma quanto ci vuole a finire una mappa di Stumble Guys con la super velocità? No, no, non voglio finire il game perché sono già troppo avanti rispetto alle altre persone. Che vediamo dove sono, sono ancora qua. Ma loro mi vedranno super veloci. Come mi vedranno? Non lo so, ragazzi. Però Mark Cursed, diciamo che potrebbe non arrivare, quindi con calma. Io voglio andare fino in fondo e seguire il secondo, perché io queste partite qua in realtà non voglio vincerle, perché è un metodo troppo illegale per vincerle. Quindi in realtà voglio sempre arrivare secondo, anche in finale. Però vi prego, ragazzi, potete arrivare, che sono troppo... Dove sta andando questo player? No, Nemieieria, devi salire di qua, per favore. Ok, ho spinto un giocatore, ma fidatevi, arrivare al traguardo con la super velocità è comunque difficile, ragazzi. Fidatevi, perché se fate un salto un po' troppo esagerato, cioè proprio sbaraccate sulla luna, andate avanti troppo. Ma dobbiamo quindi aumentare ancora di più la nostra velocità. Ok, adesso abbiamo potenziato ancora di più la nostra velocità con il continuo... No! Calma, 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 calma. Ragazzi, sono troppo veloce. No, no, non posso cadere. No, 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 no. E vabbè, però, qua abbiamo... Ma scusatemi, la velocità riesce a distruggere anche i roll rossi. Ah, questa cosa qua non me l'aspettavo in realtà. Però, ragazzi, noi adesso possiamo essere super veloci anche col doppio salto. Come notate, un doppio salto mi spara via lontani anni luce. Però proviamo a farlo da qua. Ok, no, no, non volevo arrivare. Dannazione, volevo testare il doppio salto. Ah, questo vuol dire che devo ancora potenziare di più la nostra super velocità. Ah, vedete, ragazzi, il doppio salto questa volta era potenziato rispetto alla partita di prima e ti copriva metà mappa. Mi pareva veramente troppo esagerato, ragazzi. E questo Calimero qua in realtà non sta neanche correndo, ma sta trotterellando. Abbiamo un problema. Un enorme problema. Perché io ho attivato la super iper mega velocità, ma...
perché salta così in alto. Abbiamo un problema. Calma, abbiamo un enorme problema, ragazzi. Ok. Questo è l'enorme super problema, che possiamo essere super veloci anche con il salto semi infinito. Non il salto più alto, ma con il... Sono morto. No, sono morto perché è ingestibile. E il problema è che è così tanto ingestibile che probabilmente potrei perdere tutte le finali di Istanbul, guys. E ora abbiamo iniziato un'altra partita e io ho quasi tutte le velocità sbloccate. Cioè in questo momento io sono letteralmente infermabile, ragazzi. Questa mappa qua potrei concluderla in 0,05 secondi con la super velocità che ho io. Voglio solamente testarla un attimino al volo, 3, 2, 1, si parte, si va. No, mi sta laggando Istanbul, guys. No, ragazzi. Io ho già finito la mappa e i miei nemici sono giusto un attimino là in fondo. Cioè, non so se notate, ma Istanbul Guys mi lagga quando utilizzo la super iper mega velocità. Questo è un enorme problema. Giusto un pelo, ragazzi. Cioè, abbiamo veramente un enorme problema gigante. Questa è la super velocità di Istanbul e non va affatto bene. Però devo attendere che qualcuno arrivi, perché non voglio che queste cose qua mi diano la possibilità di vincere. Io volevo solo vedere quanto si potesse essere super veloci su Istanbul Guys. Dai, forza amici, ce la facciamo? Io voglio provare a salire qua sopra. Ok, bravi tutti. Ma io veramente, ragazzi, sono super curioso di sapere loro come ci vedono. Se ci vedono veramente così tanto veloci o vedono veramente svolazzare un player in giro per il mondo. E a voi è mai capitato di vedere un player volare in questo modo su una mappa di Istanbul Guys? A me sinceramente no. Però, ragazzi, questa cosa qua è veramente devastante comunque. Ma ragazzi, dovete saltare. Ok che non avete la super velocità come me, però un salto dovete fare. E proviamo questa super velocità su Bot Bash, perché questa qua è la mia mappa preferita. Anzi, vorrei stare sopra qua. Non ci credo. No, non ci fa stare. Aiuto, non ci fa stare. Istanbul, voglio stare direttamente sopra questo tubetto qua, per favore. Ok. Ah, mi sbatte giù direttamente. Ah, ma io vorrei, volevo stare qua sopra. Oh, ce l'ho fatta. Non ci credo. Beh, ovviamente con questi metodi qua è super facile come cosa. Però ora io potrei... Ma ragazzi, questa qua è la super velocità che non vale. Ecco, sono stato sbalzato direttamente via. Anche se in realtà non è un grandissimo metodo per giocare. Anzi, diciamo che non ci si diverte per niente, ragazzi. Quindi, mi raccomando, spero che questo video qua vi sia piaciuto. E chissà quale sarà il prossimo video sfida Istanbul Guys con questo account. Lo scopriremo. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!